L'emozione più bella è stato vedere l'entusiasmo dei ragazzi e pensare che ogni volta che arriva una proposta di partecipazione ad un concorso è un po' accendere a livello cognitivo il bello che c'è dentro di loro. Io sono abituata a dirgli ogni volta che vi mettete in moto avete già vinto perché state aprendo spazi nuovi alla vostra mente e al vostro cuore, e quindi credo che oggi si sia celebrato questa emozione bella di crescita e di entusiasmo che rafforza l'autostima e che apre nuovi orizzonti alla mente, perché partecipare è sempre crescere e sempre ricchezza che arriva. Il Lion Club Arcice Fregelle ha 20 anni di vita. Dopo 2 anni della sua istituzione è stato bandito il primo concorso Progetto Città, che vede questa sera la 16ª edizione. È un concorso che investe gli alunni delle scuole del nostro territorio, quinte elementari, scuole medie, istituti superiori, e che riguarda problemi dell'ambiente, aspetti problematici dell'ambiente, ad ogni livello socioculturale, urbanistico, strutturale, artistico. Tutti gli anni, come questa sera, partecipano moltissimi ragazzi. Più di 120 persone erano presenti questa sera, tra docenti, dirigenti scolastici e alunni. Sono state premiate con 3 ordini di premio per la scuola elementare, per la scuola media e per la superiore, i lavori che la commissione ha ritenuto migliori. È una soddisfazione per il club che presiedo poter vedere e incontrare tante persone che si sono dichiarate sempre entusiaste della manifestazione e che ogni anno partecipano, anche se i temi sono diversi, ma lo spirito che hanno è sempre lo stesso. Per noi, per loro e soprattutto per l'Lionismo.